cari fratelli e sorelle, la parola di Dio di questa domenica, detta delle palme e di passione, è particolarmente ricca ed estesa e non ha bisogno di particolari commenti. Deve entrare nel nostro cuore e illuminare l'esperienza della nostra vita, della vita di sempre e della vita di questi giorni. Mi permetto di fare però alcune osservazioni o forse evidenziazioni di immagini e di emozioni. La prima la prendo dal testo di Matteo, dell'inizio dell'entrata di Gesù trionfante in Gerusalemme. La folla e il popolo che con gioia lo acclama e lo riconosce. Abbiamo compiuto questo gesto senza popolo, ma sono certo che nelle vostre case, da dove ci seguite, questa esperienza di gioia vera, di certezza e di riconoscimento della presenza del Signore è possibile. Ogni casa e chiesa domestica e focolare di vita. Vi invito in modo particolare a vivere questa domenica e questi giorni come esperienza di vera famiglia, di focolare. Ravvivate quella che è la vostra vita di comunione. Ravvivate questo fuoco che forse nella normalità di sempre poteva sembrare un po' assopito, ma il fuoco riscalda, è l'occasione di riscaldare le relazioni vere che vi identificano e vi tengono uniti. Il fuoco purifica, è l'occasione di rendere sempre più autentiche e di scoprire la gioia di ogni relazione all'interno della famiglia. Il fuoco illumina, renda quindi evidenti quei tratti di tenerezza, di compassione, di accoglienza, di perdono che sono il segreto della vita familiare. E anche chi vive solo può rinnovare questa esperienza sentendo il valore dell'amicizia, della conoscenza, di tutte le relazioni che in questo momento gli sembrano impedite. Il Signore è presente e può rinnovare tutto questo e l'esperienza che stiamo vivendo e che state vivendo in qualche modo chiusi nei nostri ambienti può ravvivare questo fuoco e fare dei nostri luoghi autentici focolai d'amore e di relazioni purificate. Abbiamo ascoltato il testo principe di tutto il cristianesimo, a mio giudizio perlomeno, che è l'inno della lettera ai Filippesi, secondo capitolo. E quanto mai è vero, vivo e plastico in questo momento. Sto parlando dalla cattedrale vedendola svuotata di gente. Lo svuotamento è esattamente quanto il Signore Gesù, seconda persona della Trinità, ha compiuto scendendo dal cielo, da Dio, per diventare come noi, uomini e addirittura nostro servo. Queste celebrazioni di quest'anno, vuote di popolo, con i nostri edifici sacri apparentemente abbandonati, non sono di sicuro celebrazioni che ci ricordano la forza o l'orgoglio della nostra fede. Ci rendono invece umiliati, ma l'umiliazione è esattamente l'esperienza del Signore e ciò che ci ha salvati, facendosi obbediente fino alla morte
e alla morte di croce. Quindi queste feste di Quaresima e questa settimana santa di Pasqua, svuotata e umiliata, ci rende in qualche modo, come popolo santo di Dio, nell'esperienza stessa della seconda persona della Trinità, che si è svuotato della sua divinità, si è umiliato diventando nostro servo, assumendo la nostra vita e la nostra esperienza fino alla morte e alla morte in croce. E poi abbiamo ascoltato il testo della passione, morte e sepoltura del Signore, secondo l'Evangelista Matteo. Vi invito a pensarlo e a rivederlo attraverso le immagini che scorrono sulle nostre TV, sui nostri media di questi giorni e attraverso l'esperienza che sentiamo nel nostro cuore, nella nostra mente, che conosciamo e che magari ha toccato già molte delle nostre famiglie, delle nostre amicizie, delle nostre conoscenze. Vi invito a vedere la sofferenza, la passione, il dolore e la morte di Gesù nelle persone colpite e ammalate, che stanno lottando per salvare la loro vita, per quanti hanno perso a motivo del virus questa vita terrena e lo hanno perso in un modo non solo tragico, ma veramente disumano ed umiliante, senza poter salutare, incontrare, sentire la carezza o dire la parola ai loro cari. È esattamente l'esperienza della morte e della croce del Signore e la sua passione che continua, viva e vera, in questo momento. Vi invito a vedere nelle tante persone che stanno rischiando la loro vita a servizio dei malati, nelle varie forme della sanità, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i medici di famiglia, quelli del pronto soccorso, tutti i volontari che rischiano davvero, e molti hanno dato la vita, di vedere il Signore buon samaritano che si china sulle ferite e sul dolore di chi è stato abbandonato ed è sul ciglio della strada, sul ciglio di questa vita che rischia di essere persa e abbandonata. Vi chiedo di riconoscere in tutti coloro che nei diversi lavori, da quelli dell'amministrazione, al garantirci la possibilità di avere gli strumenti di sussistenza, nel commercio, nella distribuzione, di tutto perché la vita continui con una certa normalità, i cirenei che aiutano il Signore a portare la sua croce e a portare la croce dell'umanità. E vi invito in qualche modo a ritrovarci tutti in alcune delle figure finali che accompagnano la sepoltura del Signore. Sono figure che rimangono in qualche modo ferme, stabili, sedute, in qualche modo chiuse in uno spazio angusto e in un tempo che sembra senza senso. Le donne al sepolcro, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, addirittura direi le stesse guardie poste lì, ferme, da Pilato per controllare quanto sarebbe avvenuto. L'insieme di quelli che sono questi due capitoli del Vangelo di Matteo, della passione, morte e sepoltura di Gesù, sono esattamente l'immagine di quanto stiamo vivendo e ci possono parlare al cuore e alla mente e darci consolazione e speranza
se vogliamo crescere nella fede e nella carità verso gli altri. E infine, che questa esperienza ci aiuti anche a purificare un po' le immagini di Dio che forse continuiamo a portare nel nostro cuore e che rischiano sovente di essere un po' pagane. Non esiste un Dio giustiziere di sola condanna. Il nostro Dio è il Dio che in Gesù ha versato il suo sangue per noi e non ha chiesto a noi di versare il nostro sangue per Lui. Neppure un Dio che interviene in forma miracolistica ed improvvisa. Come dice Sant'Agostino, colui che ci ha creati senza di noi non può salvarci senza di noi. E il richiamo forte e potente alla nostra libertà che si deve fare responsabilità perché sia una vera libertà. Che seguire la passione del Signore e l'esperienza di questi giorni purifichi anche le nostre immagini un po' pagane di Dio e ci faccia contemplare l'immagine vera di Dio, che è Gesù Cristo, morto in croce per noi, crocifisso e risorto. E tutto questo per il bene di ognuno e dell'umanità intera, così come ci ha invitato a pregare attraverso la coroncina della misericordia Santa Faustina Kowalska. Amen.